Amici di Maria De Caterini, siamo con Simonetta Columbu, che è una new entry nel cast di Che Dio ci aiuti 5 e interpreterà Ginevra. Ciao Simonetta. Ciao, Ginevra Alberti, che tipo di personaggio sarà Ginevra? Ginevra, allora, dirlo così in due parole è un po' complicato, è un po' come dire chi sei tu, un po' difficile dirla così in due parole, però le cercherò. Ginevra è una ragazza buffa, simpatica, no, divertente più che simpatica, buffa, divertente, un po' fuori dal mondo, sembra che stia in una nuvola, ma al tempo stesso è una ragazza estremamente profonda, riflessiva e anche molto molto forte, quindi questo suo essere buffa va di pari passo con la sua forza interiore che poi si noterà, vedrà. Com'è nata questa tua partecipazione a Che Dio ti aiuti? È nata nel modo più semplice, cioè facendo i provini, non so se intendevi questo, e poi insomma li ho passati e sono approdata ad un set già rodato, ma mi sono trovata benissimo, sono stati tutti estremamente carini, gentili, generosi e belli nei miei confronti, quindi è stato stupendo. Che cosa rappresenta per te Che Dio ti aiuti? Per me rappresenta un percorso stupendo, speciale, oltretutto sono veramente, veramente contenta di come si sia concluso, perché mi ha insegnato davvero tantissime cose, non solo dal punto di vista recitativo ma anche umano, perché poi interpretando per 8 mesi un personaggio, cioè il personaggio incomincia a dialogare anche con te, no? con la persona e non proprio con la persona, e quindi ti insegna tante cose. Già un'affinità tra te e il personaggio, oppure appunto si è creata nei mesi durante la recitazione? Di sicuro c'era un'affinità, ovvero anch'io sono una persona abbastanza buffa, abbastanza così, un po' buffa, ecco. Di sicuro l'affinità e la conoscenza è cresciuta enormemente durante tutto il percorso. Possiamo già dire se Ginevra Alberti continuerà nelle prossime stagioni di Che Dio ci aiuti, oppure ancora non sappiamo. E invece al di fuori di Che Dio ci aiuti, dove potremo trovarti, dove potremo vederti, quali sono i tuoi progetti? Ancora non, forse è meglio non parlare di nuovi progetti, però immagino insomma al cinema, alla TV, così. Grazie mille. Grazie a voi.